Da anni ANCI Toscana porta avanti iniziative di formazione rivolte al personale dei comuni e alla fine del 2012 ha attivato una vera e propria agenzia formativa, Scuola ANCI, che in un anno ha prodotto 200 giornate di formazione a migliaia di dipendenti pubblici. Ma in tempi di crisi e di tagli come questi è necessario introdurre anche in questo settore sistemi innovativi, come emerso durante il convegno Il futuro in gioco, organizzato dall'Associazione a Firenze per fare il punto su nuovi strumenti e percorsi. È fondamentale, secondo noi, agire su questo versante proprio perché, essendo sempre minori le risorse a disposizione dei territori proprio per sostenere i servizi per i cittadini, investiamo perlomeno in conoscenza e nella messa a sistema delle buone pratiche che i comuni toscani veramente in gran quantità producono. Anche perché conoscenza e innovazione possono migliorare non solo i servizi ma anche la programmazione degli interventi e le modalità di partecipazione dei cittadini. Ma qual è la situazione dei comuni toscani? I comuni destinano le poche risorse che hanno soprattutto all'aggiornamento professionale, anche perché il quadro normativo, permettetemi il termine, è agghiacciante, è confuso, caotico, per cui è necessario mantenere un aggiornamento costante. Questo fa sì che tutti si orientino sull'imparare le cose fondamentali delle norme e si faccia poco a formazione invece sull'innovazione.